Due percorsi con partenza alle 10:30 per una giornata in sella alle due ruote, in famiglia o in compagnia di amici, girovagando per Faenza alla ricerca di indizi il più velocemente possibile per raggiungere la meta finale della caccia al tesoro. Domenica è praticamente tutto pronto per la 7ª edizione della caccia al tesoro in bicicletta ideata dall'associazione umanitaria Pedalare per chi non può, anche quest'anno a sostegno della scuola fondata in Kenya da Padre Gurini. L'anno scorso abbiamo raggiunto la quota di 220 iscritti e quest'anno abbiamo l'obiettivo di poterlo superare e attualmente abbiamo 120 iscritti alle ore 13 di questo venerdì. La Casa Tesoro ha l'obiettivo di far passare una giornata le famiglie assieme ai propri figli giocando assieme, trovando degli indizi e partecipando a dei giochi organizzati dai componenti, dai collaboratori dell'associazione Pedalare per chi non può. La caccia tesoro inizierà alle 10:30 di domenica e finirà indicativamente attorno alle 18:30 in Piazza del Popolo a Faenza con un grande gioco sempre di domenica. Il ricavato dell'iscrizione e delle sponsorizzazioni sarà devoluto interamente alla scuola fondata da padre Giuliano Gorini, che è un missionario di Faenza, la scuola che ospita 170 ragazzi a Rumuruti sopra Rumuruti in Kenya nella savana. Questi ragazzi diciamo che stanno frequentando la scuola superiore hanno come sostentamento questi contributi che noi diamo da Faenza tramite l'associazione Amici di Padre Gorini a cui noi diamo il contributo. La premiazione della Casa Tesoro verrà al circolo parrocchiale di Santa Maria Maddalena il 13 di maggio alle 20:30 e in quell'occasione potremo, diciamo, tutti i partecipanti, chi si iscrive, a mangiare una pizza tutti assieme e anche questo, il ricavato di questa pizzata, tra virgolette, verrà anche esso devoluto alla scuola Mary Mother Grace di padre Giuliano, fondato da padre Giuliano Gorini. Ecco, appunto, una bella iniziativa che coinvolge molte persone, avete parlato di oltre 200 persone che vi aspettate, un'iniziativa giunta alla sua 7ª edizione che quindi come ogni anno si conferma un grande successo. Io direi di sì, abbiamo riscontrato che è una cosa che piace molto alle famiglie e passare una giornata in allegria giocando con i figli e poi noi abbiamo la caratteristica che iniziamo alle 10:30, però alle 12:30 ci fermiamo tutti e mangiamo tutti assieme con un pranzo offerto dall'associazione inclusa nella quota di iscrizione e quindi anche questo è molto apprezzato dalle famiglie, ecco, diciamo.